Giacomo Agostini non è stato soltanto il più grande campione di moto di sempre, ma l'anima stessa del motociclismo. In lui si incarnano tutti i valori di questo sport: passione, sacrificio e coraggio. Con il nostro motoclub MV Agusta Roma siamo andati a trovare l'inossidabile campione che ci ha regalato momenti di motociclismo epico e trasmesso tutto il suo eterno entusiasmo per la motocicletta. Visitare il museo di Ago è un vero salto nel passato. Girando tra trofei, motociclette, fotografie ricordo, riesci a sentire il profumo dei motori di quei tempi, dell'essenza dei motori da corsa quando l'elettronica era un miraggio. Ma senti anche il brivido della paura della morte, di rischiare ad ogni curva, di non farcela e di salutare tutti verso l'oblio. Agostini da ragazzino era velocissimo. Allora, il grande Jim Redvan, durante il Gran Premio della Germania Orientale, c'era una curva dove c'era un muro, no? E lui, Agostini, lo spazzolava con la curva. Cioè, significa che non è che lo sfiorava, lo toccava, però lo spazzolava. Lui c'era tutta la tuta piena di bianco, ma tu ti rendi conto? Magari al 180 era così, no? Lui era ancora giovane. Jim Redman, più volte campione del mondo della Honda, un rhodesiano, Jim Redman, disse questo alla fine del campionato mondiale non c'è niente. Invece ci è arrivato e l'ha battuto! Ecco, prego. E questo? No, vabbè. È vero, correvamo sotto l'acqua. C'era Santi con che caschi? Con che caschi? Ma che ruote anche. Questa invece è la mia prima coppa, quando avevo 11 anni. Eccomi qua con la Guzzi 250. E questa è l'ultima, questa è la prima e l'ultima di 350 euro. Questa è la prima, questa Madonna ha un po' di anni, questa del 1953. Ti vedi che è vissuto? Questa è la prima e l'ultima. Questa è la prima e questa è l'ultima. Questi sono i 18 titoli italiani, che ne parlano poco, però giustamente anche il presidente della federazione dice: ma Giacomo, perché non parlate mai sei italiano? Sì, giustamente io vorrei, però lo dicono 15 mondiali, mi sembra di essere un po' di dire ho vinto anche 18 titoli, però effettivamente dice, è giusto che tu li dica, certo, perché sono italiano, io sono orgoglioso di aver vinto 18 titoli italiani. Infatti i miei titoli sono 33. Gli anni del Signore. Ma okay, i titoli sono 18 più 15. 15. Rispetto a tutti gli altri marchi del mondo, l'MV Agusta era qualche cosa che non nasceva dalla terra per andare verso il cielo, ma nasceva in cielo e scendeva su. Ci siamo qui sotto il Conte Agusta, qui con la mia squadra, i miei meccanici. Ci racconta quando ha incontrato il Conte Agusta, che pare che sia stata molto dura. Agusta. Conte Agusta. Perché noi diciamo MV Agusta.
Augusto, tu dici, ricordi? Vai fuori. MV, però MV. Sì, meccanica Berghera. Meccanica Berghera. MV, meccanica Berghera. Che molti dicono anche MV. MV, MV no. No. Cioè, MV significa meccanica Berghera, non Burghera. Berghera. MV Berghera. Questo perché? Perché i due fratelli Augusta erano appassionatissimi motori, erano due nobili uomini, no? Che come molti nobili uomini non devono pensare a lavorare per campare, per cui hanno tempo da dedicare ad altro, soprattutto all'evoluzione spirituale. Strano anche lui, sarà difficile quando lo farò. L'ha fatto aspettare un pochino nel salto del pezzo. Dico, mi chiamo e Giacomo, allora il Conte Gusti vuol parlare, domani è alle 4:30, madonna, ero emozionato, figurati, a mezzogiorno avevo mangiato, partito, avevo la Porsche, arrivo giù, tremavo, perché effettivamente da Conte Augusta. Arrivo alle 4, alle 4 pronto, la segretaria Agostini si accomodi, il Conte Augusta è appena libero. Arriva alle 6, penso lì a quella seduta, senta, dico, ma succede? E tu guardi, a tanta gente, purtroppo, aspetta. Un altro giorno non avevo mangiato, quindi immaginate, alle 8 mi dico, Agostini, mi scusi, ma sa tanto. Infatti io vedevo un sacco di gente che entrava, usciva, con gli ingegneri, con i libri, con i fogli. Finalmente alle 10 mi dicevo, ero distrutto. Entro in questa sala, un po' buia, lui aveva la cattedra, secondo la scuola quando c'era il gradino della cattedra con su una luce, c'era il signor Conte, buonasera. Chi sei? Chi sei? Ah, pure! Chi sei? Sicuro che ti sto aspettando, Cristo. 5 ore di... No, 6 ore, era 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 ore. Sono Agostini, dico, cosa vuoi? Perché sì, io ho sbagliato, è stato uno scherzo, mi ha fatto venire qua, ma il Conte non sa niente di medico, per forza mi chiede cosa voglio, mi chiede. Allora io, spiritoso, ho avuto un po' di spirito, lì Bergamarchi sono un po', ho detto, vorrei correre con le sue moto. Ah, ma tu sei capace di guidare le mie moto? Ah, ma lo dico ancora. Detto, era simpatico anche lui. Però, sì, simpatico. In quel momento, l'avrei rovesciato. Però stavo dritto, dico, Marco. Dico, mi provi? Va bene. Domani, Monza, prenota Monza, è una potenza. Prenota Monza, domani è Monza. Grazie, signor Conte, buonasera, finito. 6 ore, 3 minuti. Okay. Senza cento. Soprattutto. No, né mezzogiorno, né sera. Un panino, una cosa. Ero distrutto. Tornato a casa, ero veramente distrutto. Torno. Ah, lascia, non c'è problema. Torno a casa. Il mattino mi presento a Monza. A Monza al mattino, mia tuta, eccetera. Chi sei? Chi sei? Non c'era più, l'ho eliminato. C'erano tutti i meccanici con tutto blu, eccetera, il capo Magni, il capo coso, e scaricano le moto. Quando sei abituato con la Morini, una piccola cosa, quindi arrivo con un camion lungo 12 metri. E sai, ero felicissimo, dico questa. E poi vedo sul rettilineo dei birilli. E dico, ma dico, non togliete i birilli. No, il Conte Augusta devi girare nei biglietti, ascolti, quando avevo 9 anni io facevo le gincane, e cazzo adesso qui sono campione italiano 3 volte, no, devo ancora fare le gincane. Allora Magni mi ha detto, senti, fai finta di niente, il Conte così accetta che poi vedrai che ti troverai bene, difatti ho fatto 2 giretti che mi hanno fatto ridere, sono tornato, ho fatto il contratto come voleva lui, e ho detto bene, perché pensate che la Gilera, erano venuti quelli della Gilera, siamo visti a Monza tutti, Gilera MV, e la Gilera mi voleva, e mi dava il doppio di quello che mi dava l'MV, il doppio. E quando ho visto che la Gilera è arrivata con la famosa Giovanella,
col motocarro con su una motorina. Arriva la mia via Augusta con 8 meccanici, con su 8 moto, eccetera. Fatto con questo? Cioè, cosa faccio? Cioè. Dico, mio padre mi ha detto: non pensare ai soldi, guarda che l'MV è una grande potenza, eccetera, quindi fregatene dei soldi e li fatti. Ma lì c'era il contragusto che aveva una grande passione, quindi lui fermava le Genovais dove stavano lavorando gli elicotteri quando eravamo via, magari avevamo bisogno di qualcosa dalle macchine speciali che avevano, chiamavano e dicevano: togli, ferma, togli cose dagli elicotteri, metti i motori cioè era la grande passione che aveva, capito? Certo. Cioè, perché erano 3.500 persone che lavoravano, 3.004 elicotteri, 100 con le motori, cioè le motori era una cosa così, però era tanto margine con gli elicotteri che le motori mantenevano. Agostini suggestiona un marchio che pur sepolto e coperto di polvere risplende di luce propria. Non è luce riflessa quella dell'MV, basta un soffio, svanisce la polvere ed emerge l'oro, per cui non lo dimenticate mai. E questo invece la Morini, che ho vinto la mia prima gara alla Bologna-Sanremo. Bella. Che poi con la fotografia, con quel casco, per la mia prima gara alla Bologna-Sanremo. Con questa mano? Sì. Agostini mi dice, una sera a Napoli, 1973, Saxe Rink, lui gli dice, sono nella camera d'albergo, bussa, vado a aprire Arturo Magni. L'MV aveva da 3 cilindri, sì, era stata sviluppata da Agostini. L'altra? Con la quale Agostini aveva battuto Elwood, okay. Era 4 cilindri, che era nuovissima. Loro hanno preso Ferriti come pilota, grande pilota. Arturo Magni entra dentro e gli fa: allora Mino, domani tu corri con 3 cilindri e Filippo con 4. E tu dava. E Mino mi dice, sono scoppiato qui, perché ho capito, perché quando un pilota vince troppo, è lui a vincere, e non è più la moda. Agostini lì comprese che il vento sta cambiando, e per cui si cominciò a guardare intorno. E dove mi presento Dayton, la prima gara con la Yamaha, quindi ero stato in Giappone, avevo provato la 350, la 500, la 700, che è questa, e mi presento Daytona, e arrivo e c'è una macchina, una Chevrolet bianca con su Agostini, 13 volte campione del mondo, che me l'hanno data in luglio, carini, in generale ho trovato questa macchina, e il giorno dopo c'è un articolo sul giornale scritto da Kenny Roberts. Kenny Roberts è il campione americano e dice ma veramente dice il mondo non è l'Europa, il mondo è l'America, io sono campione americano, quindi sono io campione del mondo. Mi leggo questa roba e dico, cazzo, ecco, le mie medagliette che ho. e lì non ho replicato, giustamente sono ospite, cosa faccio? Faccio polemica, faccio. Ma poi c'era poco da replicare, sono stato zitto, però al momento ero zitto in prova, avevo il quarto o quinto tempo, non il quinto, perché lì facevano solamente un giro, io non ero abituato, un giro secco, e quindi ho fatto il quinto tempo, lo dico, ma non era fatto male. Sapevo che sarebbe stata a due, però eravamo in 40 a partire, non eravamo in 20, eravamo in 40, ho detto vabbè. E pronto via parto, primo giro non c'è in testa, in testa a metà gara non ce la facevo più, mi stavo fermando, andavo a cercare con la lingua il sudore, no. Ho detto basta, mi fermo. Per il caldo.
caldo terribile. E io poi non bevevo mai. Quindi io ho visto loro che a prima partenza mi sembravano degli indiani, avevano delle pomate qui sotto. Avevano, non so, non sai, gli americani avevano le bibitine lì, continuavano, ho detto che cazzo bevono più. Siete, non bevo. Certo. Niente, a metà gara appunto mi stavo fermando. A quel punto ho pensato la testa cosa importante. Dico, ma cosa faccio? Cioè io adesso mi fermo e c'era un aereo della Francia, un charter che era della Francia, da Olanda, dal Belgio, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Italia. Dico, cosa dico a tutta questa gente? Così erano tutti per vedere i postini. Quindi mi sentivo anche responsabile. Cioè, è stato un pensiero molto veloce. Dico, cosa faccio? Dico. E da lì mi è venuta ancora la forza e sono arrivato al traguardo, però sono arrivato. Mamma mia, ho fatto una flebo per poter andare alla premiazione. E poi sono andato alla premiazione. E la premiazione c'è Kenny Roberts. Allora, siccome quella frase, quell'articolo l'abbiamo fatto, lo guardo in con Kenny. Forse oggi hai capito chi è il campione del mondo. Oh, grande! E lui ha detto, Agostini non è umano. Circuito da 5 km, non la pista da 1 km. C'era molto ricco, eccetera, mi ha invitato per un'esibizione. Mi presento, venerdì arriva a sera e c'è Mr. Agostini. Mr. Bruno vorrebbe comprare il suo casco. Non lo vendo. Ma guardi che le dà 80.000 dollari. Urco cane. Ho due. Ho detto no. Io casco. Sabato arriva. Questo ragazzino, tu sei giapponese, il ministro Luma, vuole comprare il suo carico. Ho detto, no, ma fa 300.000. Certo. Ho detto, mal di testa. Dico, no. Domenica era l'ultimo giorno, ma lei però perché diceva no? C'era che mi dispiaceva, Dio cazzo. Certo, i soldi erano tanti nella porca. Domenica arriva, l'ultimo giorno, poi lunedì mattina arriva ancora, tremavo. Questo era l'uomo, sai, aveva paura che dice, ascolta, vaffanculo. Mi dice, mister Uma vuole il suo casco, e guarda, dentro, grazie, ringrazio, ma veramente, ma insomma è una cosa mia. No, ti offre 135.000 euro. Tanto mi siedo, l'ho pagato 5.000 euro. Prendo 135.000 me ne faccio fare un camion. Ma non è però ho avuto la forza di dire no, questi sono gli unici due al mondo. Comunque alla fine ha detto no. Ecco qua. Grande. Dico tanti nomi, sono seduto però perché devo cazzo. Sì, poi all'epoca parlavi 30.000, c'è. No, erano due. Cazzo, 135.000 dollari. Dico, porca, che mi faccio la vita. E si vede che la sua passione per le moto e per cose. Questi poi sono i miei ricordi, sono cose, non vi dico la muta ancora, c'è tutto, c'è. Guarda, Gabriele, posso dire. A me una cosa che mi ha sempre colpito quando parlavi della sua storia, è che lui ha sempre usato l'espressione amore per l'amore. Che è una cosa che io sinceramente è una cosa che penso che chi condivide questa cosa, l'amore per la moto ce l'ha da quando era ragazzino. Ma sapete che mio padre quando io ho compiuto 18 anni, io volevo correre in moto, lui sempre no, perché non aveva niente, lui poi non aveva niente da vedere, anche avesse un concessionario. E un giorno mi compiuto 18 anni, dice, ti avevo promesso la macchinina, e poi andiamo. E io, convintissimo, ci parlo della 500 Fiat. Andiamo all'Alfa Romeo, mi ha comprato la Giulietta Spring, rossa. Mamma mia. E dico, madonna mio papà, che carica. Poi alla fine ho capito, dice, se questo dovrebbe fare così, dice, dimentica le due volte. Non sei riuscito. Ho detto, la tua macchina che aveva fregato, io voglio andare con le due volte. Arturo Strofi. Dopo la compressione del braille rettilineo davanti alle tribune, tu scendi giù così, che c'è un incrocio con un semaforo, strada è chiusa, scendi giù, quando ti rialzi lui la metteva a candela
no, sapendo che poi doveva leggermente inchinare la testa. E lì c'è la famosa foto che lo ritrae, che è diffusa in tutti i bar dell'isola di Man in Inghilterra, perché Rossini è Dio al turistrofio. Sì, sì. 10 volte ha detto al turistrofio. Brian Hill, questa è Argo Sleep, questa è la pista del turistrofi, lunga 60 km. Cominciavamo al mattino alle 4.45 le prove, finivamo alle 6.45 perché alle 7 aprivano la strada. Facevi massimo 3 giri, 4 proprio quando andava, quando non ti fermavi mai, però dovevi fermarti per la carburazione, per vedere, insomma. Certo. Quindi immaginate come potevi imparare, oggi fanno 100 giri prima di imparare, sì, sì, imparare una pista. Cioè, qui, ma non è vero che andavi in incognito? Io sono andato, sì, sono andato 15 giorni. Tutti invece che tante ecco volte che giravi. Mi veniva le lacrime, oh, affittavo una quello che c'era lì. Giro, affittavo una moto. Quelle stradali. Tanto lo scopo era il percorso. E tutti, era in luglio, fine luglio, agosto credo, dove non c'era niente. Tutti i miei amici al mare, ad Alassio, Sanremo, e in Sardegna, e io lassù solo come un cane. Un giorno dico, ragazzi, fatemi una pasta, avevo 20 anni, fatemi una pasta, una carbonara. Sai cosa hanno fatto? Mi hanno portato una pasta cotta 32 minuti. Sì. Poi sono venuti con un uovo, me l'ha spaccato sopra. Era buona, era buona anche quella. Sì. E Ciampi mi ha fatto commendatore. Queste sono 10 statuette come miglior atleta dell'anno. 10, quella non c'entra l'ultima, 10 queste. 5. Certo. Queste sono le 15 medaglie di campione del mondo, queste sono le 18 campione italiano, e poi lì c'è qualcuno a qualche secondo posto, fortunatamente pochi. Qui c'è il CONI che mi ha dato il collare al merito sportivo, collare d'oro al merito sportivo. Qui invece siamo, beh, qui sono... Poi c'è sono il cinema. Cinema. Qui siamo, qui sono il turistrofi Barrow Bridge. Si poi c'era un altro dove si volava, ma si volava a 250 all'ora, che quando avevi il serbatoio pieno davi un, cioè volava però stava ferma qui, quando era quasi vuoto, se non ti dava avanti non hai idea. Qui sono con Alain Delon e Monzoni, il famoso Monzoni, sì, boxeur. A Parigi abbiamo fatto una serata qui con Mike Elwood. Questo vi faccio vedere nel 64 come la gente si vestiva la domenica. Questo è il mio meccanico. Questo è Lambertini, il mio meccanico, un tifoso, un bambino con la camicia bianca, la donna col tailleur, sì. Cravatta, camicia bianca, cravatta. Bene. Come oggi. Perché era la domenica. Era oggi, ci vestiamo a festa e mangiamo. Io mi ricordo quando ero piccolino, la nonna la domenica faceva il casonsera bergamasco con la polenta, con dentro. Era la domenica, perché era potevano certo lavorare, per il sabato non c'era, quindi la domenica era la festa, insomma, che ora si festeggiava. Ma posso fare una domanda? Sì. Ma secondo lei, della MotoGP di ora, è la Ducati che va troppo forte o i giapponesi hanno sbagliato tutti i modi? La Ducati va, hanno fatto una gran botta. Quindi, però le giapponesi non è che l'hanno sbagliato, no? L'hanno sbagliato, certo, non hanno fatto lo sviluppo, ha fatto la Ducati, sono stati bravi a sviluppare e a capire i regolamenti come la Ducati. Però è come la Red Bull, l'ingegnere che hanno, che la Red Bull fa acqua sporca, cioè fa quindi batte una Mercedes, batte una Ferrari con tecnologia della mano, però chi c'è? Adrian Newey. Quando c'è quello che ti dà un aeroplano è facile vincere. Quello è uno che ha vinto sempre. Ma io l'ho visto che lui parte dal fondo della griglia con il taccuino e si guarda tutte le macchine, ma non ci sta un minuto. Piglia, segna. No. Qui le varie coppe, ho la Germania, qui l'Inghilterra, il turistrofi, qui in Matra, in Finlandia. In Finlandia è tutta là, però questa è alta, non ci sta là, che è tutto qualche altro. Qui c'è la Germania, Nürburgring, Sachsen, in tutto. Ti tengo un po' Spagna. Qui, quando ho fatto i 3 film a Roma, che andavo a divertirmi. Ah, di bello, là mi cacciavo là con l'ingegnere Ferrari.
Qui sono con Clay Regazzoni, ma Gian Manuel Fangio, il presidente della Philip Morris, appassionato, che ci ha aiutato, tutti i team come sponsor. C'è una persona veramente sportiva qui, è Niki Lauda. Là sono Alan Prost con Niki Lauda, lì quando ha fatto la revival della, Mille Miglia, che la Mercedes è nata questa macchina a me e Jochen Mass. Ha detto, la diamo solamente a voi due perché siete due sportivi, eccetera, andremo, e sappiamo che siete professionisti, eccetera, altrimenti non la daremo mai, perché il valore sono 18.000 euro, quindi scusate, ma detto. Avevamo 8 meccanici a seguito, 8 meccanici. 18 milioni forse? 18 milioni, 18 milioni. 18 milioni di euro vale. Non lo usano quasi mai, e la danno a chi, insomma la usa, con la testa, insomma. Lo sai che al Foro Italico c'è una targa sua a terra? La pista? No. Sì, al Foro Italico, sì, dove ci sono i più grandi sportivi italiani, c'è anche la sera, io l'ho fotografata. Pensa? Ti parlavo Maria Pia, tua grande ammiratrice. Eccoci, ma perché non sei con noi? Perché ho un marito che non è appassionato di moto. Cambia marito! Cambia marito! Bravo! Guarda, qui siamo in 10, siamo 11 mariti qui, se vuoi. Quindi scegli. Come? Troppi, sono troppi. No, ne hai 11 da scegliere, scegliene uno su 11. Senti, guarda, grazie. Figurati. Posso solo dirti grazie per questa tua disponibilità a parlare con me. Figurati, è un piacere. E ti ha fatto molto piacere anche solo stringerti la mano, perché tu sei stato per me un idolo. Io vado in moto da quando avevo 14 anni e ce ne ho 66 e ancora ci vado. Ancora vai, va. Ma anch'io ne ho quasi 50, però vado ancora in moto. Ne ho quasi 50 e vado ancora in moto, pensa. Eh? Mio marito dice che è vecchia quando a quel paese. Okay. Dice che il suo marito dice che è vecchia, allora deve cambiare. Dice che è vecchia, va bene, cambia marito, cambia marito. E mi dice, ecco, guarda, io non metto due gare, hai vinto due gare in più. Ho detto, ma quali gare? Sì, in Inghilterra. Ho detto, guarda, io non posso mettere mare, io non lo ricordo, non l'ho segnato nei miei computer, e poi vi faccio vedere. E dico, non voglio mettere due gare in più, sembra che voglia. Ho detto, no, allora mi mandano dall'Inghilterra copie dei giornali, copie dei risultati delle gare, e infatti ne ho vinto due in più, ma lo riparto. Allora, sono più 311, sono più 302. Cioè, se avrò vinte, ci sono. Cioè, quindi avendo vinto fare due modi in più, cambiare tutte le numerazioni del targhetto del dovevamo fare extra coso due. E le mettevano, trovate le cose, cioè mettere una frase simpatica per fare un momento. La mia vita, la 350, questa è la 350 Yamaha che ho vinto primo titolo, quella purtroppo non ce l'ho perché ne avevo quattro, me le hanno fatte schiacciare tutte. Tutte. Schiacciate. Quella se l'avessi, non tra una settimana, domattina mi danno 1.200.000 euro. 1.200.000 se l'avessi. Ce n'è solo una al mondo che sarà la Yamaha. E le altre me le fate schiacciare. Ah, non me le ha fatte schiacciare. Mi ho dovuto portare Amsterdam, ho schiacciato 5 milioni di euro, 4 milioni. Pazzesco. Sì, no, me l'ha fatta. Ma perché l'hanno fatto schiacciare? Perché non so se è questione di tasse, questione di rimportare, non so, questione di gelosia, non si è mai capito bene. Cioè, questa è l'unica. Infatti, io ho fatto un'esibizione in Belgio 4 anni fa. Me l'hanno portato dal Giappone con 6 meccanici, sarebbe costata la cosa. Però, 6 meccanici, poi se la sono riportata via in Giappone in aereo con loro, magari la mano. Sono le tute, correvo con quella tuta che pesava 1 chilo, oggi siamo a 8-9 chili, per dire la differenza. Voi questa la conoscete, finalmente me ne è arrivata una. Bella. Cioè, veramente me ne sono arrivate due, una me l'ha già portata via, il signore.
però non avevo pezzi, metto io la voglio a 50.000, a 100.000 e a 200.000. Dimmi tu, siccome lo conosco non potevo che avrei voluto 200.000, avrei preso 200.000, come faccio? La questi sono i caschi, l'evoluzione dei caschi, questo è uno dei primi, poi sono arrivati alla scuola dell'Ara, questo è antecedente a quello, questo è prima di questo, questi sono i 15 campionati al mondo, questi sono questi sono i miei computer dove scrivevo tutto. Abituati col computer, tutto schiaccia un bottone qui, io scrivevo tutto, la gara, la corsa, il numero, i giri, tutto. Presidente che consegna la maglietta. La taglia giusta? Belle, sì. Grande. Grazie. Benvenuto nel club. Lascialo così, lasciate le mani non su, giù, non giù, su, va bene. Do la parola a Luca Pastorelli. Purtroppo da secondo, primo dei perdenti, vabbè, sono arrivato. Vabbè, adesso Luca non fare così, su, perché dovrei pagare la birretta, ma non preoccuparti. Secondo e primo dei perdenti, quindi, però vabbè, finalmente siamo arrivati. Alberto qua sta a mille, ha detto che si è fatto la 1 su una ruota, la 4 quella davanti, di traverso, una ruota davanti. Sì, ho fatto tutto, l'Appennino l'ho fatto tutto così. Non è vero, siamo stanchi morti, abbiamo le braccia a pezzi, loro però sono pulite, quindi almeno quello... Sono pronte per Milo. Volevamo fare una richiesta, se invece di venire voi, se può venire lui qua. Così in garage, capito? Sì, garage, un rinfresco, no? Prepariamo noi due patatine, una cosa. E chiediamo qua. Sì, siamo già. Una colazione, una cosa. Va bene, ragazzi, allora l'appuntamento è domani mattina. Mi raccomando, svegliatevi tutti, partite. Certo orario. Andate piano. Noi non vi aspettiamo, ci mettiamo a tavola io, sì, Albi e Milo. Giacomino. Giacomino! Ciao, Dario. Da grande fan MV non avrei mai immaginato che un giorno avrei guidato la mia MV Agusta accanto a un pluricampione del mondo che l'MV Agusta l'ha fatta brillare. Dunque, descrivere in 30 secondi che cosa ha significato andare in giro per le strade di Bergamo con Giacomo Agostini in motorino e noi in moto è impossibile, quindi lo lascio alla vostra fantasia. È stata una situazione
quasi surreale, perché ritrovarsi accanto e essere quasi la guardia del corpo di un pluricampione del mondo al superiore anche a Valentino Rossi, lascia senza fiato, lascia veramente senza parole. Io ho creduto di vivere veramente un sogno, ma allo stesso tempo mi sembrava di essere sempre stato suo amico. E quindi l'unica cosa che non mi sentivo di fare, al semaforo quando si fermava, cercavo di non superarlo mai. Non ti possono vedere nelle muore. Vi racconto un po' di cose perché sono quelle che mi danno, che sto lottando, ma ormai io non corro più, però voglio che il mio sport abbia ancora valore. Allora, io ho fatto una dichiarazione e poi ho parlato al presidente dell'internazionale, ho passato con l'esperienza e ho detto, allora, tanta potenza, la potenza che abbiamo oggi, non è questa potenza da spettacolo, e poi ve lo spiego un po'. Non dà spettacolo, mette solamente in crisi tutta la moto, mette in crisi il telaio, mette in crisi i freni. Io ero alla Brembo, mi ha detto che i freni ormai sono così, sono tirati da morire, mette in crisi le gomme, le catene, mette in crisi tutto. E allora dico, lo spettacolo chi va? Lo spettacolo lo diamo noi, lo dà il pilota, e lo spettacolo, come ho detto anche prima, non sono i 300 comandi che danno spettacolo, altrimenti né Agostini né Valentino Rossi che aveva 150 gradi allora non dava spettacolo, perché quindi i 300 comandi per me non danno spettacolo, perché tutti sui rettilineo vanno 300 gradi. Anche lui non ha detto 300 gradi. No, ancora Alberto è una maggiore. Quindi dico, per quale motivo lavorare, fare 300 cavalli, quando io l'anno scorso vado a Zelbe, dove avevo un corso la settimana prima. Signora Costini, volevo fare una foto con lui. Ma già sei talk about Austria. Talk about Austria, no? Ok, you ready? Te la faccio io, certo. Come io, ma di solito la stia in Austria. Penso che mi stavo parlando di questo che mi sta dicendo. Perché come te ne metti così almeno, ok, molto bene. Certo. Ma intanto adesso anche noi siamo tutti un po' austriaci. Grazie. Allora, vado in Austria e avevo appena corso la settimana prima, la MotoGP. Io vado su con la mia MV, arrivo in fondo, porca miseria, una frenata perché vedo le balle di mare. Ha messo una chicane e io non ci avevo fatto caso. Allora, mi fate fare 300 cavalli e sì, poi mi mettete la chicane per ridurre la velocità. Certo. Ma è un altro senso. E poi c'è un'altra cosa ancora, il pericolo. Tu quando arrivi a 300 all'ora, con i freni di oggi, tu freni, una volta frenavi, dico un esempio, a 100 metri, adesso freni a 50. Quindi quando tu esci dalla carrellatura, sei già in curva. Se c'è in curva, quindi se hai fatto un piccolo errore sì, non puoi più correggerti, perché la gente non capisce questo, perché la gente e anche i nostri quelli che gli steward lì del cacchio che continuano a fare brigare eccetera, ma non siamo seduti in una scrivania, cioè non siamo in una scrivania, siamo a 300 metri, quando togli la testa se c'è in curva non puoi più fare niente. Io non è che volessi prima scusare o giustificare Marche, ha sbagliato, magari ha sbagliato. Ho detto, hai sbagliato, basta.
E lui ha detto sì, ho sbagliato, ammesso di aver sbagliato, ma sbagliano tutti, perché se vedete quante cadute abbiamo in un giorno, vuol dire che sbagliano tutti. Ecco perché siamo arrivati troppo al limite. E per quale motivo dare tanta potenza? Tu quando freni, come dicevo adesso, e sei a 300 all'ora, se per caso cadi, tu stai frenando una massa di ferro di 160 kg a 300 all'ora. Se tu cadi e molli i freni, la moto parte come una pallottola. Non è solo cosa che mi invento io. La forza di inerzia, tu cadi, stai frenando questa moto. Quindi è pericoloso. Quando ha attraversato la pista Valentino Rossi, quando cadi, parte. Quindi, allora, se il pubblico vuole lo spettacolo, se lo spettacolo lo diamo noi, non c'è bisogno di far lavorare, avere 300 cavalli, mettere in crisi tutto e mettere in crisi anche la gomma, che tu sei il più bravo, la Yamaha spende miliardi per, o la Honda, o la, per fare la moto migliore, spende miliardi per avere il pilota migliore, poi dimmi chi vince. Vediamo, io finisco la gomma. No. Vince la gomma. Vince la gomma. Ma ragazzi, ma dove siamo? Vince la gomma. Infatti la gestione della gomma è... Ma dai, ma poi non possiamo... Monogomma non... No, poi dicono, ma devi risparmiare. Cosa avete detto? Ma queste sono gare di velocità, non di regolarità, ragazzi. Che devo risparmiare? Ma allora, se mi butti su per andare forte, per vincere, poi mi dici risparmiare. Cioè, sono dei controsensi che io purtroppo non ho. Beh, un cosa più Ma qui guidavano di Perché allora c'erano due tempi e quattro tempi, ma i quattro tempi erano arrivati alla fine perché erano i due tempi giapponesi. Esatto. Ma i quattro tempi, infatti quando io sono passato, addirittura i miei calci di dire quanto eravamo affiatati, ero una famiglia, io guarda, io sono stato stato al compleanno del mio unico meccanico, l'unico meccanico è rimasto Lucio Castelli, con Vivi 90 anni, ho preso la mia macchina e sono andato a festeggiare, ho fatto la fotografia dove siamo io lì abbracciati, come Vivi si passò a piangere. 90 anni. Perché decisero di... Quindi, per me cambiare, andare nelle mani è stata dura. Perché dico, lascio la mia famiglia, lascio le mie vite, io tutti i giorni andavo giù a vedere, eccetera, eccetera. Però dico, il mio meccanico ha detto, cambia. Se non ho fatto più, ha detto, cambia perché noi non riusciamo più a trovare potenza. Noi lavoriamo tutto l'inverno e non riusciamo più a trovare potenza. Quindi la Yamaha invece con due tempi era perché stava anche la mano. Perché aveva già proposto l'anno prima di andare alla Yamaha, però clippavano in due punti, ho capito la Yamaha, però vedete, clippa, muoio, pizza la frega, allora sono rimasto alle mani, però l'anno dopo ho visto che allora facevano dei grandi progressi. Sì, perché a noi due tempi era a fare l'anno dopo. Ma è vero quella cosa che dicono che il Conte Augusta aveva... Sì. E Giacomo, Ale. Grazie a voi della visita. Grazie. 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 Capisce che sei l'intento, capito? Grazie del tempo. Capisce a livello amatoriale, Giacomo, ora non esageriamo un po'. Però siamo molto appassionati. A parte me. Tu sei il socio onorario. Di diritto, così, diritto. Grazie mille. Vabbè, vediamo. E insomma, c'è un altro che deve arrivare, che stupendo, l'ha fatto fare, sì. Avanti o dietro? Avanti. Ecco. Grazie mille. L'ultimo. No, questo qua, cosa è questo? Questo è per la maglia Cia, che c'è da fare prima a te. La maglia Bia, quella che deve chiamare il mare. Esatto. E che numero che c'è il mare in fondo? Grazie. Maglia, stanno in forte. Maglia Bia, ma non ti cambia marito per me. No, ma poi ci metti il numero del cellulare con il puntino, cioè, se ti prende il numero, esatto, io ti prendo il numero.
meglio lo fai, mi fai 999 dollari. No, no, un foglio da parte, posti da parte. Sì, come se dice a Roma la fai veramente un cigarro, perché non si sarebbe da fare. Sì, ma hai ammassato, se no si c'è cane. Perché non sei per la droga? Incontrare Giacomo Agostini in questo modo, così informale, come fossimo dei vecchi amici, è stata un'esperienza unica, indimenticabile. Parlare per ore di moto con colui che incarna ancora oggi il mito del motociclismo è stato come sognare. Un momento unico ed irripetibile nella vita di qualsiasi motociclista. Grazie, Ago, per quello che hai rappresentato e continui a rappresentare con l'amore per la moto. Che dici? Troppo? Rifalla. La rifaccio. Un po' meno, dici, eh?